piccola parentesi, se in questo video mi sentirete spesso dire ciglie invece di ciglia, è deformazione, diciamo così, dialettale, nel senso che io lo so che in italiano si dice ciglia anche al plurale, però il dialetto delle mie parti mi influenza un po' anche quando parlo in italiano, quindi scusatemi se spesso in questo video sbaglierò a dire ciglie, lo so che si dice ciglia. Grazie tante, adesso l'ho fatto scappare tutti dopo questa introduzione orribile, ma perché avrei il coraggio di continuare, buona visione. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale, se siete nuovi benvenuti. Il video di oggi è dedicato ad una novità fra virgolette, nel senso che non è più una vera e propria novità perché l'hanno provata quasi tutti ormai qui su YouTube, su Instagram. Volevo provarle assolutamente anch'io e dire la mia, e parlo delle ormai famosissime ciglia finte magnetiche. Io ho queste qui di Ardell, ho sia le AdSense, che sarebbero quelle a mezza rima, sia le Magnetic Lashes normale, che sono quelle invece a rima intera. Io le ho acquistate in realtà già da diversi mesi, proprio appena sono state disponibili in siti europei, e le ho acquistate, se non sbaglio, dal sito Fast Lashes UK, però adesso, nel caso in cui preferiate quel sito, potete trovarle anche su Maquillalia. Si tratta praticamente di ciglia finte che si dovrebbero applicare con i magneti, e quindi evitando la colla. In questo modo, in teoria, l'applicazione dovrebbe risultare più semplice e veloce, meno invasiva per le ciglia, nel senso che, come sappiamo, almeno per me è stato così, la colla mi ha comunque danneggiato le ciglia naturali, quindi io non le applico più ormai quelle finte, perché grazie al trattamento che sto facendo ho delle ciglia abbastanza belle al momento, però comunque provare ad applicare queste non mi costava nulla. Le ciglia Magnetic AdSense sono queste ciglia, diciamo, a mezza rima. Per ogni occhio ne è previsto un paio, e ogni singola ciglia possiede 3 magneti, e quindi per ogni paio una ciglia finta va messa sopra e l'altra sotto, e dovrebbero attaccarsi l'una all'altra proprio attraverso l'attrazione dei magneti, mentre le Magnetic Lashes, quelle a rima intera, sono sempre 2 coppie di ciglia con 4 magneti ogni singola ciglia. Allora, io le ho provate oggi per la seconda volta e vi lascerò degli spezzoni di video ridicoli in cui le provo. La prima volta le ho provate poco dopo che mi erano arrivate, una mattina che dovevo andare al lavoro, ero anche abbastanza di fretta, mi ero già truccata, avevo paura di distruggermi il trucco occhi, quindi in quel caso feci qualche tentativo rovinoso e poi lasciai perdere e dissi vabbè, riproverò un'altra volta, e ho attribuito il fallimento del mio tentativo al fatto che ero già truccata e che ero di fretta. Questa mattina non ero di fretta, come vedrete dalle clip non ero truccata apposta, perché non volevo come scusa il fatto che fossi truccata, ecco, volevo semplicemente provare ad applicare queste ciglia finte nelle condizioni più comode a me possibili, quindi totalmente struccata, così non avrei avuto paura assolutamente di rovinare nessun trucco, magari sarebbe stato più semplice applicarle. In realtà, ragazzi, io non so come applicare queste robe qua. Adesso vi farò vedere la pagliacciata che ho fatto questa mattina. Praticamente ho provato in tutti i modi, ho provato nell'occhio sinistro con le ciglie AdSense e quindi con quelle a mezza rima, in tutti i modi. Ho provato innanzitutto mettendole assieme, ma non è proprio il caso, sembrava quasi che mi stessi cavando un occhio. Ho ripetuto più volte l'operazione, più volte mi veniva da lacrimare perché non riuscivo a capire come posizionare bene la ciglia inferiore senza darmi fastidio all'occhio. Inoltre non si attaccavano, la ciglia inferiore cadeva sempre per terra, quindi poi ho iniziato a provare applicando prima la ciglia superiore e poi dopo quella inferiore, e dopo qualche tentativo, più o meno in quel modo, sono riuscita a farle attaccare l'una all'altra, ma in realtà il risultato era veramente bruttissimo, perché si vedeva veramente tanto che erano due cose finte attaccate, cioè peggio delle ciglia finte con la colla. Giudicate voi, si vedeva proprio all'attaccatura che ci mancava dello spazio, cioè non sono riuscita a posizionarle molto più vicine alla rima reale delle mie ciglia, ecco, e quindi si vedeva in entrambi i lati, sia esterni che interni, in cui erano attaccate le ciglia, si vedeva lo stacco, e poi si vedeva lo stacco proprio lungo tutta la rima in cui erano le ciglia finte, perché ci mancava comunque dello spazio che
che non coprivano. Quindi ho messo da parte queste a mezza rima, ho preso quelle a rima intera e ho pensato, vediamo se magari riesco ad applicare queste. Però non c'è stato nulla da fare, perché anche in questo caso applicarle insieme è difficilissimo senza farsi male a un occhio. E comunque provando sia ad applicare la ciglia superiore prima dal centro e poi nei laterali, sia provando ad applicarla prima nei laterali e poi al centro, comunque si vede lo stacco. Soprattutto nell'attaccatura più interna, ma anche nell'attaccatura più esterna, soprattutto con queste a rima intera, si vede ancora di più il distacco che c'è nella parte esterna dell'occhio. E comunque anche lungo tutta la rima non vanno ad aderire mai bene alla rima reale dell'occhio, e quindi rimane sempre lo stacco, si vedono tantissimo, un risultato veramente brutto e finto. Quindi in definitiva, dopo aver rischiato di cavarmi tutti e due gli occhi e dopo aver perso un sacco di tempo senza raggiungere un risultato fattibile, guardabile, io vi dico lasciate perdere, cioè non, se le volete provare giusto per sfizio, per divertirvi un attimo, va bene, ma secondo me, a meno che non sono io incapacissima, il che è possibilissimo per carità, sono assolutamente bocciate, non sono assolutamente prodotti consigliati, perché non ne vale la pena. A questo punto continuate a mettere le ciglia finte con la colla e via, queste qua sono davvero immettibili e sono veramente brutte come risultato. Nulla ragazzi, io spero che questa breve recensione vi sia stata utile, fatemi sapere se anche voi avete provato queste ciglia finte magnetiche famosissime ormai, e come vi siete trovate, se anche voi avete avuto i miei stessi problemi nell'applicazione e se siete riuscite in qualche modo a risolvere la cosa, in modo che magari riesco anche io ad applicarle, aiutatemi per favore. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Vi ringrazio per averlo guardato, spero vi sia piaciuto e spero di vedervi alla prossima. Ciao!